semplice sintesi dell'annata agraria, celebrazione religiosa e non ultimo un aiuto ad un pezzo del Made in Italy in sofferenza per il sisma che ha colpito il centro Italia. Sono stati i temi al centro delle giornate provinciali del ringraziamento edizione 2016 organizzata dalla Coldiretti che si è tenuta il 5 e 6 novembre in piazza Trento Trieste a Ferrara. Dopo l'inaugurazione e l'apertura del mercato di campagna Amica, momento clou di sabato mattina è stato il convegno su paesaggio e prodotti tipici che si è tenuto in Camera di Commercio, avente come obiettivo quello di fare il punto su un patrimonio comune avente un ruolo fondamentale nella gestione del territorio. Stiamo cercando in questi anni di provare a valorizzare soprattutto le filiere agricole, quindi dalla terra alla tavola, per usare un'espressione abbastanza evocativa, perché l'agricoltura nel nostro territorio è una delle fonti principali di PIL e non ha solo un valore economico ma anche un altissimo valore di presidio sociale, perché sono gli agricoltori i veri e propri custodi del nostro territorio e quindi anche del paesaggio. Per la provincia di Ferrara il settore agricolo ha un'importanza fondamentale. In un momento in cui è necessario riprendere le traiettorie di sviluppo nella nostra provincia è assolutamente altrettanto necessario valorizzare la produzione agricola e l'imprenditoria agricola. Credo che una fiera di questo tipo, fatta nel luogo centrale della città di Ferrara, possa essere di grande aiuto. L'agricoltura in quanto tale, cioè come attività puramente primaria, pesa attorno in Emilia-Romagna attorno al 6-7%. Mediamente. Se però calcoliamo quello che è avvenuto negli ultimi 15 anni con l'allungamento della filiera diretta dell'agricoltore, oggi possiamo pensare che in realtà il volume di fatturato che fa l'agricoltura e l'indotto sia attorno al 20% del fatturato totale della nostra regione. Per cui abbiamo assunto un'importanza attraverso la questione della multifunzionalità, la vendita diretta, tutto quello che ci è venuto dietro, un'importanza che è praticamente, se non primaria, tra le primarie nella nostra regione, che è una regione sostanzialmente manifatturiera. Nella due giorni in piazza Trento Trieste, come tradizione, anche il mercato delle aziende agricole di Campagna Amica, dove si potevano trovare i prodotti a filiera corta di tante regioni italiane e naturalmente del territorio estense. Quest'anno è il primo anno che veniamo qua a Ferrara per cercare di far conoscere Vallecampo, che nessuno conosce. Fa parte comunque, è una porzione importantissima delle Valli di Comacchio. E quest'anno stiamo cercando di promuovere, è già due anni, siamo stati anche ad Expo, il bagigino marinato. Il bagigino non è nient'altro che un'alice, noi chiamiamo bagigino ma è un'alice in una fase piccola, perché con l'arrivo dei primi freddi questo pesce muore, non ci sono quei fondali che lo proteggono, in valle non ci sono quelle condizioni che gli permetterebbero di diventare un'alice matura. C'è una legge regionale, provinciale, che ci permette un'autorizzazione per poterla pescare, ma con tutta una serie di documenti di rintracciabilità. Attenzione! Qua vediamo che a Ferrara sta avendo un grosso successo, tutti, naturalmente bisogna farle assaggiare le cose. Le assaggiano e lo comprano, quindi vuol dire che c'è un riscontro su questo prodotto. Siete qua a Campagna Amica con i vostri prodotti tipici? Con i nostri prodotti tipici. Tipo abbiamo tutta la serie delle verdure cotte, finocchi, broccoli, cavolfiori, radicchi, molti radicchi. E niente, cerchiamo di portare un po' i nostri prodotti per consolidare, insomma, diciamo, il lavoro che stiamo facendo di conversione per provare a diventare anche biologici. Ci sono anche le patate americane? Sì, patate americane. Adesso insomma ne abbiamo poche di queste, però le zucche vanno molto adesso, le zucche. Da 5-6 anni abbiamo ricominciato la produzione, la nostra è un'azienda prettamente frutticola, ma come le ho detto 5-6 anni fa l'abbiamo reintrodotta. La produzione è circa di 5-6, dai 5-6 ai 10 ettari all'anno e come produzione sì, effettivamente è una produzione un po' faticosa nel senso proprio delle forze, perché è ancora tutta manuale, quindi c'è una certa lavorazione. Questo è il periodo in cui si effettuano le semine, quindi il seme è stato, diciamo, prodotto dall'anno precedente, adesso si sta facendo tutta la sgranatura e poi avviene praticamente la semina. Nel terreno appunto avviene la produzione, che dopo 9 mesi appunto avremo il nostro profumatissimo aglio di Voghera.
pesce di valle di Comacchio, ma anche le vongole qua a Campagna Amica. Che cosa state proponendo in questa vastità di vetrine e di prodotti? Il nostro prodotto, noi abbiamo vivai di cozze e vongole, portiamo le vongole e anche il pesce di valle, perché a Lido di Spina abbiamo una piccola valle, e da quest'anno sia il fresco che il cotto. Noi lo prepariamo al momento, dietro abbiamo una cucina attrezzata per favorire, diciamo, la vendita, ecco, e le esigenze del cliente, perché sono sempre più complesse. L'importanza del chilometro zero, secondo voi, quanto il consumatore va alla ricerca? Il chilometro zero è diventato molto importante negli anni, perché il cliente è sempre più attento a quello che acquista. Il contatto diretto con il cliente è importante, perché gli spieghiamo che cos'è il chilometro zero. Chilometro zero siamo noi, cooperativa, che andiamo a pescare e lo portiamo al mercato e spieghiamo cosa vendiamo e come lo peschiamo e gli attrezzi che usiamo per la pesca, per la raccolta e per l'allevamento. Voi siete una cooperativa giovane, siete dei giovani imprenditori, come mai questa scelta? Noi siamo giovani perché prima di noi ci sono stati vecchi, dunque io ho mio padre, ho l'altro mio zio che è pescatore, mio padre anche lui vecchio pescatore di anguille, e cerchiamo di mandare avanti le tradizioni vecchie di famiglia. La Due Giorni, che aveva il patrocinio del Comune e la Camera di Commercio di Ferrara, ha visto la collaborazione di molte associazioni quali Ibu Italia, Unione delle Proloco, Avis e l'ILT. È un nostro interesse essere qua e proporre proprio delle attività che possono far capire l'importanza di una buona alimentazione a base di frutta e verdura. La pera e la mera sono alla base, proprio le frutte più sane che uno possa mangiare, perché sono poco caloriche, sono ricche di vitamina, possono essere date anche ai diabetici, in quanto appunto non alterano la glicemia se mangiate con moderazione. Abbiamo scelto di star qui perché moltissimi agricoltori sono donatori, padre, madre, figlio, nonno, famiglie intere vengono a donare. Poi, quando si parla di salubrità, ovviamente si parla della salute, e tutto ciò che riguarda la salute riguarda l'Avis benissimo, perché più siamo in salute, più mangiamo delle cose buone e più doniamo. Oggi si parla del percorso rurale del Basso Ferrarese e le tipicità. Noi agganciamo il tutto ad un progetto in essere che è sulla cultura del cibo. Quindi questo è un qualche cosa che ci lega e ci permette di raggiungere determinati obiettivi, e quindi fare squadra. Solo facendo squadra, in senso lato, qualsiasi obiettivo è raggiungibile. Stiamo cercando di valorizzare tutto il territorio comunale di Berra, partendo da Selavalle a Cologna, con i suoi prodotti tipici, le sue manifestazioni varie e tutta la parte anche turistica di Selavalle. Comunque dobbiamo dire che siamo nel delta del Po, la prima imporcazione del Po, e Selavalle si trova in un punto molto strategico per il destra Po stesso. Tra i partner anche il Consorzio dell'Emilia Romagna, che di recente ha incorporato per fusione il Consorzio Agrario di Ferrara. Il nostro core business riguarda i cereali, però in una zona con delle peculiarità come quella del Ferrarese, che è la frutticoltura, l'orticoltura, cercheremo di portare tutto quello che può essere di positivo, portato anche con l'esperienza appunto delle altre province, e ripeto, rinvigorendo tutto quello che comunque è stato fatto, di essere all'altezza delle necessità di una provincia agricola importantissima, e perdoni, da ferrarese forse la migliore, che è appunto, cercheremo di essere all'altezza di tutti i nostri competitori. Domenica appuntamento in cattedrale a Ferrara con la messa solenne del ringraziamento celebrata da Monsignor Ivano Casaroli. E oggi noi celebriamo questa giornata del ringraziamento per ricordare una giornata voluta da coloro che
lavorano la terra e che permettono a tutti noi di ricevere da questa terra il cibo necessario per la nostra vita. La terra è come lo strumento, il tramite, attraverso il quale giunge a noi l'amore del Padre, è il tramite attraverso il quale l'uomo anche impara due atteggiamenti fondamentali della vita, non soltanto lavorativa, ma anche spirituale, culturale, intellettuale, quella del coltivare e del custodire. Subito dopo il rito dell'offerta dei doni della terra e la benedizione dei mezzi agricoli sul sagrato del Duomo. Nella due giorni in rilievo anche la straordinaria risposta dei ferraresi alle attività di raccolta fondi per le zone terremotate del centro Italia attraverso la vendita delle caciotte solidali. Effettivamente il grande numero di ferraresi che hanno aderito a questa proposta, quindi hanno comprato già tutte le caciotte che erano disponibili, più di 200 caciotte finite in un giorno. Quindi? Quindi la possibilità di fare comunque un'opera buona, nel senso di contribuire alla raccolta fondi che abbiamo lanciato a livello nazionale, c'è ancora, si possono prenotare. Anche oggi durante la giornata del ringraziamento qui al nostro stand, continuando anche negli uffici di Coldiretti in tutti è possibile farlo, perché purtroppo le esigenze saranno ancora per parecchio tempo e quindi la raccolta va avanti. Inoltre, per rafforzare un po' questo legame che si trova molto vicino a queste popolazioni così duramente colpite, abbiamo anche lanciato come Ferrara, come Coldiretti, una piccola lotteria. Un euro il biglietto, si possono quindi dare anche qui contributi che andranno comunque a beneficio di queste popolazioni. E ci sono diversi premi interessanti messi in giro dalle nostre aziende, quindi un circuito virtuoso che abbiamo mosso proprio perché la solidarietà comunque sia di tutti. Le giornate del ringraziamento giunte alla 66esima edizione con l'agricoltura in primo piano per quello che a Ferrara è divenuto un appuntamento atteso e condiviso. 66esima edizione della giornata provinciale del ringraziamento di Coldiretti, diciamo così, si sta ormai chiudendo, si possono fare dei bilanci per quanto riguarda Ferrara, una due giorni che comunque insomma ha un'attrattiva importante per i ferraresi, tanti anche qua in piazza Trento Trieste. Sì, tanti agricoltori, tanti cittadini, tanti consumatori che in questi giorni, quindi anche oggi, visiteranno il mercato di Campagna Amica, le nostre aziende e soprattutto i nostri prodotti. Il bilancio che state facendo con soprattutto uno sguardo alle giovani generazioni. Allora, il convegno di ieri si basava sul fatto che la valorizzazione del territorio e dei prodotti locali è un elemento fondamentale per la ripresa economica del nostro territorio. È naturale che collegato a questo ci deve essere anche una imprenditoria giovanile che possa in qualche maniera prendere l'innovazione da un lato e la tradizione del territorio dall'altro, coniugarla per fare reddito e, come dicevamo ieri, andare incontro a quelle che sono le esigenze di salubrità, di chilometro zero e di tipicità dei prodotti che il cittadino ci sta chiedendo. Abbiamo ricordato ieri, visto che il nostro tema è paesaggio rurale e prodotti tipici, quanto sia importante la sinergia tra il paesaggio, tra l'ambiente e soprattutto le imprese agricole che insistono in un territorio così importante come quello di Ferrara. Aziende agricole che sempre di più hanno una sinergia con i cittadini, che riescono a comunicare tramite i loro prodotti e tramite le loro bancarelle in queste giornate principi e solidarietà rispetto anche a le aziende agricole del terremoto che sono state coinvolte nel centro Italia, tutta una serie di questioni che poi ci porteranno a ragionare sull'annata futura. Il settore agricolo
in un complesso generale di crisi, perché insomma di questo stiamo parlando, è un settore che ha dei elementi positivi, soprattutto per quanto riguarda l'imprenditoria giovanile, sia interna, quindi passaggio generazionale all'interno delle aziende, ma anche provenienti dall'esterno, e quindi c'è sempre un maggiore interesse per il settore agricolo proprio perché ha queste tipicità, quindi riesce a coniugare la tradizione a quello che è l'innovazione, e anche è in un momento di crisi generale di tutti i settori forse l'unico settore che ha un più, se non altro, diciamo così, a livello di pensiero e di progettualità, che è una cosa fondamentale e importante per il futuro non solo di Ferrara ma di tutto il territorio. Un bilancio per quest'annata grosso modo positivo. Dobbiamo ricercare sempre di più le particolarità, abbiamo ribadito anche ieri quanto sia importante la qualità dei nostri prodotti, il Made in Italy e l'etichettatura. Da sempre come Coldiretti siamo impegnati in queste battaglie, ma soprattutto in questi anni riusciamo a chiudere un po' il cerchio. Dopo Expo 2015 riusciamo non solo a sensibilizzare la cittadina tutta, ma soprattutto le nostre imprese che sono i promotori di questo Made in Italy.